Adesso è pensare esclusivamente alla partita con l'Inter, perché quella più importante è quella. Ma in termini di turnover. Sì, ma quello poi ne parleremo se non poi ci facciamo intorno. E lo faremo. Con l'Inter noi abbiamo lavorato questa settimana, lo facciamo sempre, su tante cose. Ad oggi, secondo me, più passa il tempo, più siamo nella condizione di poter avere. Di conoscere modi diversi, quindi di affrontare anche avversari. Questo lo stiamo facendo già da un momento. Correzioni è possibile, avvicinamenti anche, ma io non sono preoccupato. Io analizzo con i ragazzi quello che non abbiamo fatto. Perché quando tu perdi è perché non fai qualcosa. E quando noi facciamo certe cose, non abbiamo perso. Abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, non abbiamo perso. Quando tu perdi è perché non fai bene rispetto al tuo avversario certe cose. Se tu vai a vedere i dati sono una situazione, non è che a me piacciono i dati, ma non è che tutto quello che conta puoi contarlo con i dati. Ci sono alcuni atteggiamenti che i dati non ti evidenzieranno mai. Secondo me il fatto di aver perso molti duelli è stato sicuramente un fatto a nostro sfavore, perché noi la maggior parte delle volte che vinciamo i duelli a livello difensivo, secondo le altezze di campo, noi siamo sempre pericolosi. Questo vale sia in fase non possesso sia in fase di possesso. Non abbiamo fatto i movimenti soliti dei centrocampisti, non siamo riusciti ad attaccare la profondità come volevamo, soprattutto dopo i primi 15 minuti, perché l'approccio secondo me alla gara è stato buono, molto buono. Dopo non siamo riusciti a far nulla, e quel non riuscire a far nulla è perché tu in qualche modo accetti il trantaran che ti impongo gli avversari. Noi dobbiamo essere assolutamente, anche qua, staccarci. Se c'è un avversario in quel momento è più in palla di me, ci sono altre armi per fronteggiarlo. E quindi abbiamo lavorato come al solito, però noi siamo una squadra che fortunatamente ha diverse caratteristiche e diversi interpreti con caratteristiche diverse. Il nostro lavoro è più lungo degli altri, di molte altre squadre, perché noi comunque, per mettere in condizione qualsiasi giocatore che scegliamo di far giocare con determinate caratteristiche, dobbiamo prevedere alcuni movimenti, sia in fase di possesso o non possesso, quindi il nostro lavoro è più ampio. Non tutto può essere già perfetto, ma quello che abbiamo raccolto non è poco. Quindi, da questo punto di vista, io gli ho solo semplicemente fatto vedere che quando ci sono certi atteggiamenti, quando si fanno certe cose, noi siamo estremamente competitivi e abbiamo lavorato su quello.